L'editoria è l'attività imprenditoriale di produzione, gestione e commercializzazione di contenuti scritti. L'editoria è il processo di trasformazione delle idee di un autore in contenuti accessibili e disponibili a tutti. L'editoria nasce come industria per la produzione in serie di libri. Si potrebbe pensare che la nascita dell'editoria vera e propria corrisponda con la nascita della stampa a caratteri mobili e che quindi il primo autore sia stato Gutenberg. Gutenberg non fu un editore in senso vero, ovvero fu un imprenditore, ma rimase comunque uno stampatore. I primi veri editori nacquero in Europa in un periodo che va dal 1790 con la Rivoluzione francese agli anni 40 dell'Ottocento. Nello stesso periodo si assiste a un profondo mutamento dei lettori. Mentre alla fine del XVIII secolo il pubblico era costituito da persone benestanti, nel corso degli anni si affacciarono alla lettura nuove fasce sociali e nacque il pubblico femminile. Gli editori colsero il cambiamento e attuarono scelte imprenditoriali nuove. Nel lavoro imprenditoriale è coinvolta una catena di figure professionali provenienti da varie discipline. Un elenco indicativo di queste figure affiancate e sempre distinte da quella dell'editore, specie nelle piccole case editrici, potrebbe essere il seguente. L'autore, colui che detiene la proprietà del contenuto del libro o del prodotto imprenditoriale. Il traduttore, che potrebbe essere inserito nella categoria successiva, visto che questo professionista si inserisce nella catena di produzione del libro e nelle decisioni prese dal consiglio direttivo. Il traduttore assume quindi un ruolo specifico nel individuare i testi e tradurre in generale tutte le fasi del processo editoriale. Questo processo richiede competenze specialistiche sia in ambito linguistico-culturale sia al generale testuale. Poi abbiamo l'agente letterario, che rappresenta gli interessi dell'autore e quindi è proprietario dei diritti. Il suo compito è quello di trovare una collocazione dell'opera sul mercato. Ma dobbiamo chiederci chi trova e giudica e decide il destino del libro. Il direttore editoriale è il principale responsabile delle scelte editoriali, decide l'acquisizione dei diritti delle opere e mette sotto contratto gli autori. Poi abbiamo il curatore editoriale, che mantiene i contatti con gli autori e va a caccia di nuovi talenti. Il direttore di collana, che cura i contenuti delle singole collane. Il consulente editoriale, detto anche lettore, giudica il materiale reperito e ne valuta il valore. Ma chi rende il libro quel che veramente è e quello che poi il lettore acquisterà? Abbiamo il curatore editoriale, che è una figura fondamentale che assiste l'autore, intervenendo nella stesura del libro, discutendo con lui i contenuti, la forma, apportando tagli, correzioni e aggiunte. Poi abbiamo il grafico editoriale, che è colui che trasforma il libro da oggetto di pura scrittura a prodotto progettato. Si passa quindi al sistema dell'immagine ordinata e alla scelta delle immagini del progetto. Poi abbiamo ancora il redattore di collana, che gestisce il lavoro editoriale dei libri appartenenti alla collana, effettua l'acquisizione dei diritti, assegna le traduzioni, le revisioni e le correzioni di bozza. Poi abbiamo il correttore di bozza, legge attentamente le bozze di stampa e va alla ricerca di eventuali refusi. Ma chi realizza concretamente un libro? Il direttore di produzione è colui che segue tutto il processo produttivo, garantendone la qualità e i tempi di produzione.
Poi abbiamo i tecnici di produzione, che sono coloro che detengono la gestione dell'intero processo produttivo, occupandosi del reperto delle materie prime e dei fornitori. Il tipografo, che è colui che stampa il prodotto editoriale. Ma chi è che fa giungere il libro nelle mani del lettore? Abbiamo il distributore, colui che cura la distribuzione fisica dei libri attraverso i canali di vendita, librerie, edicole e grandi canali di vendita virtuali, come abbiamo i siti specialistici e i siti generalisti. Il promotore è colui che promuove il libro nelle librerie. Il pubblicitario, insieme al critico letterario, è colui che tramite delle rubriche specializzate e delle recensioni analizza, promuovendo o bocciando il prodotto editoriale. E infine abbiamo il libraio. Il libraio è colui che mette nel catalogo della propria libreria i libri da offrire al lettore, scegliendone sia la disposizione fisica negli scaffali che nelle vetrine. Ci sono molte tipologie di prodotti venduti, che vanno dal libro al volantino. L'editoria in Italia, dopo le prime esperienze dei librai, ha visto la prima fase di sviluppo nei primi decenni dell'Ottocento. La produzione letteraria italiana, dopo l'esperienza di Manuzio, rimane chiusa a livello artigianale e condizione familiare. Il libraio era colui che basava la sua attività prevalentemente nello scambio libraio, sfruttando i contatti con gli altri librai per la diffusione di alcune stampe proprie. Nella seconda metà del XVIII secolo, il panorama del libro in Italia gode ottima salute, con la riorganizzazione di biblioteche, il rinnovamento di accademie e la nascita dei primi gabinetti e caffè dedicati alla lettura. In questa fase si distinguono le prime iniziative editoriali in senso moderno e si distinguono alcuni tra gli editori più famosi, nel senso che mettono il mestiere all'avanguardia della futura editoria italiana. A Firenze abbiamo Giovan Pietro, che è il mercante di libri, che si fa promotore di una iniziativa, quella del gabinetto di lettura, nel 1820, che in breve anima la vita sociale e politica di Firenze. Negli anni 30 apre a Firenze un altro libraio, straniero questa volta, Lemonnier, la casa editrice di Lemonnier. Si sviluppa fino all'Unità d'Italia. Insieme a Giuseppe Pomba rientrano nel primo gruppo di editori accomunato da un spirito imprenditoriale e dal forte senso del ruolo dell'editore. La componente più avanzata dell'editoria italiana fino a quel momento spinse i governanti a favore di una serie di riforme che favoriscono il mercato librario. Gli elementi dell'epoca che costituiscono il maggiore ostacolo del libro erano i dazi doganali molto elevati, la legislazione sul diritto di autore, la censura soprattutto verso le importazioni e la bassissima scolarizzazione. Il biennio rivoluzionario è quello che va dal 1848 al 1849, che vedeva un aumento delle produzioni dei periodici informativi, anche a scapito del libro stesso, e la successiva restaurazione di una chiusura ferrea con una censura anche molto più rigida rispetto a quella del XVII secolo. Intorno agli anni 30 sono diffuse le pubblicazioni di basso livello, gli almanacchi e i lunari, che escono in gran numero, con una gran tiratura di copie. Sono piuttosto diffuse anche le strenne, pubblicazioni costose ma di bassa qualità. Con l'Unità d'Italia,
molti editori, vista come l'unica possibilità alla soluzione dei problemi dell'editoria italiana, il settore editoriale registra una vera e propria esplosione. Nasce nel 1861 Roma, il più antico quotidiano italiano, ancora oggi in edicola. Vennero infatti meno alcuni problemi che avevano rallentato la crescita negli anni passati, come le barriere doganali o gli alti dazi. Vengono meno molti problemi relativi alla scolarizzazione e gli editori si ritrovano ad operare in un vasto mercato nazionale. Viene anche meno la censura. E quindi tutto ciò risolve almeno in gran parte il problema dell'analfabetismo ed è qui che nascono i primi lettori che creano l'esigenza di un'adeguata produzione scolastica, quindi libri di testo, sussidiari, ausili didattici come le carte geografiche. L'editoria, negli anni di maggior crescita, li ha avuti dal 1861 al 1873. L'espansione riguardo l'industria editoriale, con un forte aumento delle tipografie, delle produzioni di inchiostro, di macchine per la stampa di vari tipi. Il XX secolo quindi ha una nuova fase di crescita per l'intero settore. Abbiamo comunque un andamento superiore rispetto agli anni precedenti. I problemi rimanevano comunque sempre gli stessi. Una dimensione del mercato comunque ridotta, le aziende erano poche, un numero limitato di iniziative di novità editoriali. I risultati incoraggianti però arrivano grazie al fatto che l'istruzione era sempre più diffusa, che di fatto allarga il bacino dei potenziali lettori e questo grazie anche alla diffusione dei periodici. All'inizio del XXI secolo i principali editori italiani sono Giunti, Mondadori, Mediaset, L'Espresso, Il Sole 24 Ore e la RAI. Nel 2008 è iniziato un periodo di crisi economica che causa una concentrazione di introiti pubblicitari, di conseguenza tutti i gruppi sono uniti per una ristrutturazione o ridimensionamento. Non si è arrestato invece il processo di informatizzazione della società italiana. Lo dimostra il fatto che vi è un costante aumento della vendita di ebook. Storia di Giunti. Nel 1841 Alessandro e Felice Paggi fondano a Firenze una tipografia e libreria editrice che partecipa attivamente al Risorgimento e si specializza nella pubblicazione di testi scolastici per l'infanzia e i ragazzi. Carlo Lorenzini, con lo pseudonimo di Collodi, è uno dei suoi più proficui autori e nel 1883 pubblica presso di loro Le avventure di Pinocchio, il libro italiano più tradotto nel mondo. Nel 1889 i fratelli Paggi cedono la proprietà dell'azienda a Roberto Bemporà, genere di Alessandro Paggi, insieme al figlio Enrico. La prematura scomparsa di Roberto, l'anno successivo, lascia l'azienda nelle mani del poco più che ventenne Enrico. Sotto la sua abile guida, la libreria editrice si trasforma in una moderna impresa di livello internazionale, editrice per eccellenza di libri per la gioventù e per la scuola, di narrativa e di saggistica. Con l'avvento del fascismo inizia per Bemporà una fase molto difficile, la crisi conseguente alla decisione del governo di adottare in tutte le scuole elementari del regno il testo unico di Stato, che provoca l'entrata delle banche nel consiglio di amministrazione nel tentativo di superare le difficoltà economiche. Nel 1934 Enrico Bemporà viene estromesso dalla direzione della società.
Nel 1938, infine, le leggi razziali emanate dal regime costringono la casa editrice a cambiare ragione sociale e nome. Nasce così la Marzocco, che richiama l'antico emblema del comune di Firenze. È in questi anni difficili che Renato Giunti entra nella società in rappresentanza di uno dei soci e ne diviene direttore generale. Grazie al suo impegno, la casa editrice avvia un processo di risanamento che lentamente porterà una solida stabilità economica. Nel dopoguerra la Marzocco intraprende un deciso sviluppo caratterizzato dall'acquisizione di altre case editrici, come la Giacomo Agnelli nel 1947, una storica casa editrice milanese specializzata nell'editoria scolastica. Nel 1949 l'editrice universitaria, a cui si deve l'introduzione in Italia dei maggiori studi di psicologia internazionale, che annovera tra i suoi consulenti più rinomati Cesare Musatti, Guido Petter e Alberto Marzi. Poi nel 1956 Renato Giunti continua la sua politica di allargamento, rilevando dal fallimento nel 1960 l'antica editrice fiorentina Barbera. Poi nel 1965 viene creato il consorzio editoriale Giunti, che raggruppa tutte le case editrice acquisite, tra le quali nel 1973 la milanese Aldo Martello, editrice di importanti e fortunate collane di narrativa e raffinati volumi d'arte. Nel 1975 Sergio Giunti, figlio di Renato, succede al padre alla guida del consorzio e continua ad allargare, diciamo, la casa editrice. Nel 1986 Sergio Giunti avvia un importante progetto editoriale nel settore dei periodici, lanciando sul mercato sei testate culturali mensili, distribuite in edicola e in abbonamento, quali Arte e Dossier, Storia e Dossier, Medicina e Dossier, Musica e Dossier, Scienza e Dossier, a cui poi si aggiungerà successivamente l'Archeologia Viva. Nel 1990 nasce il gruppo editoriale Giunti, nel quale confluiscono le case editrici e i vari marchi editoriali acquisiti. Nel 91 verrà acquistato a Prato un complesso industriale tessile dismesso, il Fabbricone, trasformato in una moderna azienda grafica a ciclo completo, dalle foto alla stampa piana, alla legatoria e al centro logistica. La nuova azienda prende il nome di Giunti Industrie Grafiche. In questo periodo, inoltre, si intensifica l'azione di diversificazione nel multimediale con la nascita di Giunti Multimedia, nella radiofonia con l'acquisizione di Radio Montebene, nella distribuzione con la creazione di European Book Service e l'acquisizione di Orlandini SRL, società specializzate nella vendita del libro nella GDO. Sempre poi nel 1991 viene acquisita una piccola casa editrice di Verona, specializzata nella manualistica, la Demetra SRL, la quale nel giro di 10 anni aumenterà il suo capitale da 300 milioni di lire a 100 miliardi di fatturato. Nel 96, inoltre, Giunti, come capogruppo di un'associazione temporanea di impresa, vince la gara per la gestione dei servizi aggiuntivi nel polo museale fiorentino, quindi la Galleria degli Uffici, Galleria dell'Accademia, Museo del Bargello, le Cappelle Medicee, Giardino di Boboli, Palazzo Pitti, Museo Archeologico e Opificio delle Pietre Dure. Nel 2000 Giunti vende il ramo d'azienda relativo al settore della scuola media superiore all'editrice La Scuola SPA.
e nello stesso anno raggiunge la leadership con una quota del 20% nel settore della scuola primaria. Nel 2001 acquista al 100% nella casa editrice Dami, che nel 2003 viene fusa per incorporazione in Giunti. Nel 2007 inoltre verrà acquisita anche Dami International, società che gestisce i diritti di coedizioni nel resto del mondo, fusa per incorporazione nel 2008. Nel 2006 inoltre costituirà a Belgrado, in Serbia, la nuova sigla editoriale Evro Giunti, con la quale la Giunti Editore entra direttamente nel mercato editoriale balcanico, una scelta operata sulla base di potenziali aree per la cultura e mercato. Nel settembre del 2006 Giunti entra al 50% nel capitale di Turing Editore, casa editrice del Turing Club Italiano, una associazione turistica di massa ben consolidata e che permetterà di produrre un catalogo di oltre 700 titoli tra guide, carte e libri. Dal 1 gennaio del 2007 Giunti poi avvia un accordo di distribuzione con le edizioni del Borgo, il cui catalogo offre titoli di parascolastica e varia per la materna e l'elementare e libri di qualità per operatori e genitori. Nel mese di maggio del 2007 nasce GAM, Giunti Arte, Mostre e Musei, una nuova società del gruppo Giunti che ha l'intento di estendere l'esperienza svolta nel settore arte della casa editrice, nell'ambito delle mostre e della realizzazione di cataloghi. Infatti, la sua missione è di creare relazioni con enti promotori e ospiti di mostre d'arte per avviare collaborazioni nell'ambito di proposte, organizzazione a cure di mostre, gestioni bookshop, realizzazione di prodotti editoriali. Nel 2007, alla fine di quest'anno, la Data Bank riconosce al gruppo Giunti il Company to Watch. Cioè, riconosce l'editoria la migliore competitor nel settore, appunto, editoriale. Quattro sono i punti di forza evidenziati: la politica delle acquisizioni, l'integrazione a valle con una propria catena di librerie, l'ampiezza del catalogo e il forte legame culturale con il territorio. Nel 2008 inoltre Giunti acquisisce il 60% di Motta Junior, rafforzando ulteriormente la leadership nel settore dell'editoria dei ragazzi. Nel settembre del 2009 la rete commerciale Giunti distribuirà i titoli pubblicati da Slow Food Editore e verranno attivate sinergie tra le librerie Giunti al Punto di tutta Italia e le condotte di Slow Food. Inoltre nasceranno un polo di vendita e commercializzazione del libro che coprirà tutti i canali del mercato trade, dal GDO all'e-commerce, dalle librerie in franchising all'ingrosso e dai megastore alle piccole librerie locali. Il 18 gennaio del 2010 viene costituita la nuova società E Giunti e Messaggeri, ed è stata la prima realtà imprenditoriale italiana ad individuare proprio le nuove tecnologie di visualizzazioni basate sull'inghiostro elettronico. Il punto di svolta sarebbe quindi stato il mercato degli ebook.
Il 2 giugno del 2010 Sergio Giundi riceve il premio Lombard Elite in occasione della Company Awards del 2010 di Milano Finanza. Il presidente del gruppo Giundi ottiene così il riconoscimento, conferito per la prima volta a un editore, per l'efficace strategia commerciale anche attraverso joint ventures, il successo delle acquisizioni strategiche e la proiezione verso settori innovativi. Il 15 luglio, sempre del 2010, viene costituita la nuova società Black Velvet SRL, di cui Giundi detiene il 60%. E che diciamo, rappresenta il settore dei fumetti e delle pubblicazioni dei grandi maestri del fumetto italiano e internazionale. Nel 2010 Giunta Editore riceve nuovamente da Deutsche Bank il riconoscimento, sempre dalla Company to Watch, per la performance ottenuta e nella classifica per ordine di fatturato degli editori. Si fissa al quarto posto dopo la Mondadori, l'RCS e De Agostini. Nel febbraio del 2011 Giunti Scuola conferisce il ramo d'aziende della scuola media in una nuova società, la Giunti e Tangredi Vigliardi Paravia, editori SRL. Giunti Editore comunque consolida la terza posizione di mercato dopo Arnoldo Mondadori Editore e RCS Libri con una quota in notevole progresso. Il gruppo lancia 550 novità e 500 ristampe con un catalogo di ebook in forte crescita. Prosegue il notevole successo delle collane di Peppa Pig che negli ultimi 2 anni hanno venduto milioni di copie. La controllata Giunti e Tangredi Vigliardi, Paravia Editori e Istituto dell'Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, stipulano inoltre un accordo per la produzione a marchio congiunto di libri scolastici cartacei e digitali destinati alla scuola secondaria di secondo grado. Primo prodotto dell'accordo il Dizionario della Lingua Italiana 2014 Treccani Giunti TVP con un'app gratuita per iOS e Android. Giunti Editore acquisisce così il 30% di Studio Campedelli, azienda di produzione di programmi televisivi e lungometraggi animati, per creare contenuti dedicati al target bambini e ragazzi che coniugano finalità ludiche ed educative. Giunti e Studio Campedelli intraprendono inoltre un importante progetto di sviluppo di cartone animato del personaggio Topo Tip. Successo editoriale da oltre 1,5 milioni di copie vendute in Italia, 31 coedizioni e 8 milioni di copie vendute nel mondo. La serie TV di 52 puntate debutterà sullo schermo poi a fine 2014 in Italia sui canali Rai e in Germania sul canale Super RTL, mentre sono in corso le negoziazioni per le vendite in tutto il mondo. Giunti Editore e Amazon annunciano un accordo di collaborazione per il lancio di un innovativo modello di libreria, dove la letteratura digitale si unisce a quella tradizionale. In tal modo, i clienti di Giunti al Punto potranno scoprire e acquistare gli Kindle in tutti i 173 punti vendita Giunti. Grazie a questo accordo verrà resa disponibile la più vasta selezione possibile di libri e ebook, oltre ad una grande innovazione digitale. Aggiungendo i Kindle Store in Italia e il negozio online, Giunti alla tradizionale offerta di Giunti al Punto. Giunti Editore perfeziona un accordo con Disney Italia per l'acquisizione del ramo in Italia. Dal 1 ottobre 2014 Giunti è l'editore di libri cartacei e digitali oggi pubblicati con il marchio Disney Libri, che si aggiungono al vasto catalogo di Giunti Editore.
È presente con i marchi di proprietà Giundi Kids, dedicato ai bambini dai 2 ai 6 anni, Giundi Junior, specializzato nella narrativa di qualità con autori italiani e stranieri, Dami e Motta Junior. Si aggiungono poi i marchi Edizioni del Borgo, rivolto alla scuola dell'infanzia e primaria, editoriale Scienza, casa editrice triestina, specializzata in divulgazione scientifica per bambini e ragazzi. Al gruppo Giundi fa capo anche la catena di più vendita e insegna Giunti al Punto, che con 190 esercizi nel 2015 costituisce la prima catena italiana di librerie per numero di punti vendita. Si tratta in genere di punti vendita di medie dimensioni. Le principali società del gruppo sono Giundi Editori, Giundi al Punto, Giundi Industrie Grafiche, Giundi Distribuzione, Giundi Scuola, Giundi Psicometrics, Dami Editore, De Vecchi Editore, Disney Italia Libri, Bompiani.